Oggi andiamo a conoscere Dante. Stiamo analizzando il viso di Dante. Quando lo vedi la persona non ti rendi conto quanto è piccolo. E beh, Eren. Buongiorno fiamme e benvenuti in questo nuovissimo, super, molto speciale video. Oggi andiamo a conoscere il piccolo grande miracolo, come lo chiamo io, Dante. Dante, da quanto tempo che ti aspettiamo. Wow, you are very, very loved. Little Dante. Innanzitutto, se siete nuovi qui, io mi chiamo Sofia Campana e benvenuti a Sofilen. Cliccate quel subscribe in sotto per diventare una fiamma nuova. Io sto per impacchettare alcune cose che ho portato dall'America. Sono troppo cute, cioè guardate questi. Sono impazzita a fare shopping per piccolo Dante perché, oh mio Dio, cioè tutto è così piccolo e carino. Questi sono altre scarpe fluffy, super morbidi, tipo adesso che arriva l'inverno. E questi si chiamano i pipi tipi perché tipo quando devi cambiare il pannolino a volte i bambini fanno la pipì e quindi metti il pipi tipi in modo che il pipì tipo non va ovunque. È una cosa vera, sono seria, cioè, me l'hanno spiegato. Poi l'ho preso tipo con le scimmie perché mi ricordo che Sabri e Pika hanno disegnato camera sua tipo con gli animali, così siamo in tinta. Poi questo libro che è tipo una tradizione da noi, si chiama Love You Forever. Non so se c'è in Italia, ma è un libro che parla di quanto ti vuole bene la mamma. È super carino e dentro ho scritto: Dante, un giorno Sophia Land tradurrà questo libro per te. You are loved. Love self. Non ci credo che questo giorno è arrivato. Voi sapete, per chi segue anche la Sabri qui, sapete che meglio di me quanto Sabri e Pika hanno aspettato questo piccolo e grande miracolo. Mi sembra ieri che Sabri mi ha fatto il sorpresa dicendomi che era incinta quando ero in palestra. E wow, vola il tempo. 9 mesi sono già passati, Dante è già qui su questa terra con noi e oggi lo vado a conoscere. Andiamo, mi metto in macchina e ci vediamo alla casa di Sabri. Ciao, a dopo. Ok, sono arrivata ragazzi e adesso aspetto che mi aprono. Andiamo a conoscere Baby D. Non devo più dire piccolo D, che strano. Posso dire Dante finalmente dopo tanti mesi di far così e dover tenere questo segreto. Ma è piccolissimo. Non so se riuscite a capire quanto è piccolo. Tu sarai la mia insegnante di ginnastica artistica. Io sono nato il giorno di Yuri Keki. Io sarò Yuri Keki un po' più alto. Perché guardate questo piede quanto è grande. Cioè io è grandissimo. È grande come il mio dito. Sì. Però io faccio già ginnastica artistica. Guarda, io apro o chiudo, apro o chiudo. Andiamo un po' in braccio alla zia. Oh my god, davvero? E certo, si chiama come tuo fratello. Sì, si chiama come mio Dante. Dante. Guys, oh my goodness! Prego, zia! Prego, zia! Adesso le viene voglia di farne uno anche a lei? Sì, cioè per forza, così sono amici. Certo! Amici e compagni di ginnastica artistica! Cosa? Oh my god, sto già piangendo, sta bene. Siediti! Dante, da chi sei? Da chi sei? Ti incendierò i salti. Ancora l'orecchio è tutto storto, poverino. Oh, facciamo che gli insegni l'inglese e già siamo a posto. No! Ma già sorride, poi ho visto sì. La vostra foto. Quando hai dei bacini lui sorride. Tu ti sei persa questo, Sofì. Mi devi raccontare tutto del parto. Ma è meglio che non lo sa. No, non lo vuoi sapere. Sì, lo voglio sapere. Non vedevo l'ora. Ali ha fatto la prima poppata. Oh my god. Fidati, non lo vuoi sapere il parto? Sì. Non vedevo l'ora di sapere tutti questi. No, non lo vuoi sapere.
Non ci credo che hai tutta questa energia, diciamo. Invece che... aspetta che la Fujiko sta facendo una scorreggina sul suo fratellino. Quanto ti abbiamo aspettato. Ah, diglielo. Quanto ti la zia Sofia fare. È una delle prime che l'ha saputo, prima di tutti. Mentre eravamo in palestra. Oh my god, ma è piccolissimo. E beh, era in una pancia. Allora fa... È strano adesso non avere più la pancia? Ma in realtà tutti mi dicevano ti mancherò, è strano, no? Non lo so, magari tra qualche mese. La pancia ce l'ho ancora un po', un pochino. Beh, io ne ho di più, quindi vediamo sì, che vince. Quindi tra quanto lo fai tuo figlio? Subito aiutatemi a trovare il papà. Ah giusto, manca solo un pezzo. Appena troviamo papà, Dante ha bisogno di un amico. Beh ragazzi, candidatevi nei commenti. Candidatevi, però come deve essere tu uomo ideale? Come deve essere? Deve essere... È arrivato, ecco, sorpresa Sofì. È il mio futuro marito, mi sa. Bellissimo, io lo sto chiamando il piccolo grande miracolo. Eh sì, Dante, Dante. Si sta usando un braccio. E cosa vi ho fatto scegliere il nome Dante? Perché questo? Questo è Dante. Ah, per quello. Eh sì, è lui Dante. Papà, come ti senti? Assonnato. No, ma non è tutta la notte. Sto bene, benissimo. Quante volte si sveglia di notte? Basta che dormi sulla mia pancia, poi per il resto. Davvero? Devi toccare la mamma. E le boobies fanno male? No. Le mie un po' sì. Quanto pesa? Adesso 3 quasi. Ok. Dante, la tua zia è arrivata. E anche la bisnonna. Dante, hai una bisnonna. Mangeremo tanti caramelli americani nel tuo futuro. Salteremo tanto tanto in alto insieme. Adesso questo vediamo. Ti porto in Colorado. Ok, fin qui va bene. Guarda, si sta svegliando a tutte queste idee spettacolari. E che adesso devi allattarlo, è quello il problema. Ah, mamma. Piccolo problema tecnica qui. E poi cosa facciamo? Ti insegno anche Sofia l'andese. Okay. Che figa sa, è la mia lingua preferita. Certo. Quando lo vedi la persona non ti rendi conto quanto è piccolo. E poi lo vedi, la persona è incredibile quanto è piccolo. La pelle morbidissima. Sì, grazie, anche delle creme. Anche tu. Sì, ecco. Grazie, sì. Io e la zia Nicky, ragazzi, stiamo analizzando il viso di Dante. Secondo noi ha la bocca di Sabri, sicuro, vero? Naso mio. Naso, ah, già detto, ok. Sabrina. Naso mio. Sì. Aspetta. Naso è parte di me. Ma è vero. Sì, come sì, mi devo mettere? È uguale. Oh mio Dio. Perché infatti stavo guardando, ti stavo osservando da lontana, Ale, stavo guardando il tuo naso da lì. Non è tuo. Ma non è nemmeno tuo, sicuramente non è tuo, non è della Nikki, però la bocca, c'è il labbro così, sì, 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 no, quello sì. Allora abbiamo dei regali per Dantino. Dantino più di uno. Avrei voluto portare tutto il negozio. Ma devi festeggiare invece. Un giorno Sofia Lentra durrà questo libro per te. Oh che bello. Bellissimo. Beh ma dai, ce la posso fare anch'io, dai. Sì. No, ce la possiamo fare. Bello. Anche perché Dantino andrà in un nido asilo bilingue. Quindi magari imparerà l'inglese da subito. Ce lo insegnerà a noi. Wow. Io gli faccio la tutor. Se ha bisogno, scusa, vengo io. È in spiaggia a prendere il sole. Potete non disturbare, potete per favore? Non vedi che stare zitti? Ciao, oh mio Dio, glielo voglio mettere subito. Oh my god, Sabri, volevo comprare tutto il negozio. Ma niente, glielo voglio mettere subito. Le scarpine della zia Sofì. Mi sa che sono tipo triplo i suoi piedi. Questi. Vediamo. Vabbè, fa niente. Poi gli andranno. Ma tanto stiamo praticamente sudando. A niente. Provai. Dai, che non è felice. Oh my god. È la cosa più carina che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Eccolo. Oddio. Sofì, guardami. Direttamente dagli Stati Uniti. E non solo. Ci sono anche sì, queste pelose. Non riuscivo a decidere, quindi. Grazie, zia Sofì. Amico, quanti regali che ci hai fatto. L'ultima cosa fa troppo ridere. Pipì. TP.
Ok, hai presente che quando cambi il pannolino che fa pipì in giro? Ci pisce addosso. Ok, perfetto. Questo è un tipi per i pipì. Cioè, tu glielo metti addosso così non ci fa la pipì addosso. Bravo, lo metti sopra. È la cosa più utile che mi abbiano mai regalato, te lo giuro, perché ogni giorno lui ci pisce addosso e quindi bagna qualsiasi cosa. No, adoro. Vediamo. Penso che sono incinta con la camera, se mi ricordo è in stile animale, tipo, no? Sì. Cioè, in pratica io glielo metto sul pisellino. Esatto. E sono anche lavabili. Sì. No, Sofì, tu ci hai fatto il regalo della vita. Grazie, te lo giuro. Prego. Non vedrò stasera di metterti sul pisellino. Ci svegliamo? Anche perché dobbiamo mangiare. Funziona! Oh, la prima prova del pipì. Sì! Bravo, grazie per questo regalo. Olè! Amore. Il piccolo rumore che esce, tipo... così piccolo. Yes, he gonna miss me, yes, he gonna miss my love.